Io mi invito a darvi il benvenuto e a ringraziarvi per la sessione d'esame del Comune, perché inizieremo a fare una spesa di questa sessione e oggi c'è stato giorni, saremo un po' spostati da questa giornata. E ci tenevo a ringraziare i nostri illustri ospiti, a lui che ci ha dato questa opportunità, il Dipartimento di Scienze Politiche e soprattutto Annalisa, che per noi è un motivo di orgoglio e anche di ispirazione, perché dottorando lui, giornalista, ha scritto questo bellissimo libro di cui parleremo. Quindi mi limito a questo e lascio la parola a Annalisa, anzi inizia il direttore. Perfetto, grazie. Questo è uguale a tutti.
non so, forse il pregiudizio comune diffuso. Questo non vuol dire, ma non vuol dire che bisogna esercitare il solitario, così di fatto. Sì, sì, possono essere indicati in modo diverso. No, però il problema che ho sempre pensato, sicuramente proprio questione, diciamo, di non probabilmente personale, professionale. Noi abbiamo molti altri, più di età, una rivista che si chiama Filosofia e Questioni del Mondo. Io ho avuto una lettera in questo momento, e feci un breve giro d'Italia per chiedere se non andava. Tutti mi dissero, non mettere la parola etica perché l'Italia dà fastidio. Dà fastidio a tutti, dà fastidio alla Chiesa perché è concorrenza, dà fastidio ai laici perché è proprio liberale. Insomma, non c'è persona che si è soddisfatta della parola etica. Ma molto più di una cosa, è stata una semplicità. Ma ci fu un'anima e da proprio a parecchia d'Italia, al mio amico Re che era contratto più volte dalla faccenda, tutti quanti dissero, no, etica proprio non convergere. Secondo me uno dei problemi per cui il libro è stato usato, e però qualche lezione si può e si deve fare per tutte le cose che si tengono in questo senso, è che noi non riusciamo a distinguere bene eticamente. Molto spesso si confonde un giudizio etico con una condanna giuridica. E questo è una cosa completamente diversa. L'etica esiste dove non c'è diritto, non dove c'è diritto. Cioè in tre campi del sapere, quella cosa è molto evidente. Se voi prendete per esempio la business ethics, che ho avuto l'etica degli affari, insomma, l'etica del mondo del lavoro e delle professioni, e la prendete come inizio di un codice o come insieme di strumenti che poi servono legalmente a costringere le persone a fare qualcosa, avete un obbrobrio. Se voi prendete l'aiuto al terzo mondo, lo fate diventare legge domani mattina, avete un obbrobrio perché costringete la gente alla carità, invece deve essere un atto volontario. Quindi da noi un problema grosso, secondo me, è che non si riesce a distinguere a sufficienza la condanna etica dalla condanna giuridica. In generale la valutazione etica per la legale sono cose diversissime. L'etica ha significato proprio in quanto il diritto, dove non c'è diritto, in quell'area grigia che non è né proibito né puramente permesso, in cui ci sono dei dubbi e in cui si deve pensare a discutere. Quindi la società che discute sull'eticità del suo comportamento non è la società che condanna la valere del diritto. Questo secondo me guarda tutti due lati, per così dire. Da un lato vuol dire che non ha senso condannare chi non ti piace eticamente, perché non c'entra niente eticamente, se una persona non ti piace eticamente non invita a cena, la condanna in questo giorno. Dall'altro però vuol dire pure che non si possono fare altri casi uguali a condannare, perché sono due persone che sono eticamente molto difendibili, e altre che lo sono meno. E su questo si può discutere, e tanto si deve discutere, secondo me. Ora, a me per questi forse è un po' troppo generale, ma l'interesse nostro è parlare dei nostri due gusti ospiti, e direi prima il presidente mio, il presidente Amato, alla fine concludo la analisi, chi non poi vuole intervenire. Cioè, alla fine è il presidente Becchiri, il presidente di qualcosa. Sicuramente non lo so. Dove è la vita di Va bene, si sente? Sono il microfono. 40%. Basta questo numero per regolarci, per capire come questo sia un problema di dimensioni umane, anche se, anzi, soprattutto se si pensa che la media di detenuti in attesa di giudizio per l'est Europa è del 25%, oltre il doppio per l'est d'Europa, una cifra abnorme che cresce con differenze di tutti. Dibattiti come questi, di libri così ben fatti no, ma insomma di occasioni per lamentarci, cioè, poi per la parte per tornare alle nostre occupazioni ce ne sono molte altre, perché questo problema dei luoghi in attesa di giudizio, così suona il titolo di un film di Marco Conte, una trentina di anni fa, è un problema endemico sistema giudiziario italiano e come tale noi ormai ci siamo abituati, perché siamo abituati ad accompagnarci con questo problema, soprattutto poi negli ultimi 20 anni in cui questo tema è diventato la spia di qualcosa di più grande, cioè del problema giustizia
il problema giustizia in Italia. Allora, parto da due o tre notazioni sulle cose che ha appena detto il professor Maffettone. Giustissima e sacrosanta, la voglio usare anch'io come introduzione alla distinzione tra etica e giustizia, perché è ciò che attiene al giudizio morale deve essere ben distinto da ciò che attiene al giudizio giudizio, perché il giudizio giudizio comporta delle pene diverse dal non essere invitato a cena a casa mia o a non andare a bere un caffè, ed è delle pene diverse dal non essere invitato a cena a casa mia o a un affettore. Mi permetterei di obiettare sulla citazione, sul modo in cui ho fatto la citazione di Enzo Tocca, perché il caso di Enzo Tocca, che è stato il caso più clamoroso degli anni 80, da un po' di tempo, anzi da vent'anni, nel frattempo, dalla rivoluzione giudiziaria degli anni 92-94, ad adesso, cioè da più o meno di vent'anni, è stato portato come ali per non affrontare tutti i problemi di cui era il libro di Annalisa Chirico e i problemi più grandi di cui dicevo che sono sottostanti al libro di Annalisa Chirico. E perché è stato usato? Perché innanzitutto ne abbiamo costruito, come sempre si fa in questi casi, una memoria deformata. Esistono solo, a leggere i giornali, persone, grandi giornalisti, firme, che all'epoca immediatamente si accorsero che Enzo Tortora era un innocente e si sono battuti. Questa cosa è assolutamente falsa. Il 99,9% del mondo, dell'editoria, della stampa, tranne rarissime e tiepide eccezioni, qualche grande eccezione, prima era uniformemente colpevolizzante nei confronti di Enzo Tortora, e anche Enzo Tortora fu usato per una battaglia politica contro quelli che allora denunciavano, come nel libro di Annalisa Chirico, una università professore in casa, ha fatto una ricerca sui giornali dell'epoca e ha trovato delle cose incredibili a proposito di Enzo Tortora. Caso di senza contare che i due giudici di Pietro, che non è di Pietro conosciuto, l'altro di Pietro, di Persia, che furono giudici, e tra l'altro sono stati promossi, che tutti i giorni vivono, come San Bernardo, quelli di Ogliorno. Quindi c'è un ricordo azzurro, un ricordo azzurro di tutta un'Italia che trepidava in Tortora come contro non si sa chi. Mentre invece furono solo due, tre, quattro giornalisti, di cui alcuni, ultima ruota del carro, che individuarono pure intorno a un problema e ne fecero battaglia, e i radicali, Marco Pannella, che prese questo caso su di sé, era un caso scomodo, molto scomodo all'epoca, e accompagnò Enzo Tortora e lo sostenne in una vicenda che questa abitudine di ricordare le cose diversamente da come sono andate mi dà particolarmente fastidio, mi occupo ossessivamente questo modo di ricostruire la storia anche recente, anche vissuta, dove tutti sanno, io allora lavoravo in Italia, io ho espresso la Repubblica, so benissimo in quegli anni com'era il clima, che clima si respirava in questa vicenda, mi dà fastidio, quindi non perdo. È ovvio che mi sbaglio, sono sempre come gli ebrei, sono più simpatici, più morti, legati più concentramenti di quelli vivi. C'è una strana cosa che a me mi fa molto fastidio, cioè i morti, quelli passati in cavalleria, così all'atto delle rivoluzioni, non da parte loro, ma una pratica staliniana, cioè quelli lì sono meravigliosi, quelli di oggi, Papa, poveretto, bisogna aspettare che muoia e poi un giorno vedremo. Io adesso non, a parte il modo esemplare in cui è stato trattato
cos'è questo problema? Il problema dei tenuti preventivi, la detenzione preventiva è un problema che precede l'ultimo ventennio, ma si è aggravato con l'ultimo ventennio quando la repressione giudiziaria del 92-93 ha reso impossibile un intervento che razionalizzasse l'universo della giustizia e che non venisse tacciato di essere fatto per salvare dei dati eccellenti prima si scuola. Io ho un grande poca simpatia sia di Berlusconi, ma la verità è che questo è un problema, anche così, un problema dei problemi, perché ha delle scienze importanti anche sotto il profilo economico, e non poter procedere, non poter trovare un altro personale politico coraggioso che lo affronti e sappia reggere l'onda d'urto dell'accusa di stare lì a fare un favore a Papa, chissà chi, è uno dei grandi limiti che molto nuoce alla democrazia italiana. La verità è il vero, chi ricorda la storia, chi l'ha vissuta, sa che un tentativo serio fu fatto con una parte di un grande giurista, il primo ministro si chiama Thomson, fu fatto sotto il governo Amato, il primo governo Amato, fu una tempesta terribile, Consol dovette fare marcia indietro, il Presidente della Repubblica d'allora Scalfaro si vergognò di aver appoggiato questa iniziativa di Consol, il Presidente del Consiglio d'allora di Bernardo ci rimise il posto, come si è spiegato già spesso alle persone che si trovano via, e da allora sostanzialmente di persone che avessero giurato di un'occasione nel corso, avrò pure sbagliato, adesso non voglio entrare nei dettagli di un decreto, non se ne sono più, ci sono molti ministri di grazia e giustizia di destra e di sinistra, quelli di destra partivano, sì, biondi però avevano un carattere più occasionale, quello di corso era più studiato, organico, anche se passò con un decreto anche il decreto per salvare la considerazione preventiva. Quello di Corso, quello di Biondi fu fatto in un'estate, c'era appena stato l'arresto del presidente Berlusconi, sembrò essere, non so se lo ricordo, sì, sembrò essere un presidente. Insomma, quello di Corso invece non era riconducibile, era un intervento di carattere generale, e non era riconducibile. Oggi è molto difficile intervenire su questo terreno perché tutto è bloccato, sono dati, cioè, lo scontro, l'interpretazione degli articoli 172 segmenti del codice di procedura penale è un'interpretazione che porta a molti conflitti, diverse interpretazioni, quindi porta a una paralisi dell'intervento. Lo Stato spende per ognuno di questi detenuti di carcerazione preventiva 138 euro al giorno, non 70 centesimi al giorno, per pensare una cifra enorme, prendiamo l'ira di Dio, escluse le spese che sembra per l'edilizia carceraria. E questa cosa è senza soluzione. La proposta dei radicali di Marco Pannella di iniziare da un'amnistia ai detenuti prima di entrare a una riforma di questo terreno è l'unica seria proposta che esista sul partito. Se voi vedete iniziative sul campo della giustizia, questo tema della carcerazione preventiva, che non partono, non mettono il conto, ma anche di coraggio, perché appunto indulti e amnistia da allora, dal momento dello scontro, dove
governo Amato Consi, stiamo nella primavera del 1993, quindi sono esattamente 20 anni in questi giorni, ecco, da allora non si può entrare per la porta dell'amnistia, non sono più state fatte amnistie che erano state fino al 1989, almeno lo sfogatoio occasionale per risolvere i problemi iniziali nel carcere. Quindi se voi sentite parlare di provvedimenti sulla giustizia che non passino per quella porta principale, sappiate già fin da adesso che si tratta di cose che non hanno, che non hanno nessuna possibilità di avere un futuro. Mi ha colpito leggere che altre cose che riguardano il pianeta giustizia e non direttamente la carcerazione preventiva. Questo libro è un libro fatto anche di casi singoli, di disgraziati, casi di accusati dell'uccisione di Marta Russo, Ferraro Scartone, il caso di un avvenuto famosissimo qualche anno fa, Giulia Maria, che fu, gli cambiavano fuori stato, anche in carcere, gli cambiavano quattro volte il delitto, il capo di imputazione, non li aggiustavano come si fanno normalmente nei processi, purtroppo normalmente nei processi che vengono continuamente riformulati in merito al capo di imputazione, ma questo addirittura lo usavano prima del sequestro del coco, poi di un rapimento, poi di un'altra cosa, ma che stava in prigione lo usavano di tutti i fatti, perché questo poveretto che aspettava il processo, si era fatto una decisione grande di carcere, morì prima di vedere che fosse fatta giustizia, e tanti casi di questo tipo. Ora ci fu una legge, dopo un referendum di forza del 1987, la legge Vassalli, che prevedeva che i magistrati che si macchiavano di colpa grave, non che sbagliavano, questo è illecito sbagliare, accusare qualcuno e poi essere assolto, questa è una delle norme, perché può essere colpato un magistrato perché ha colpito, però ci sono invece delle colpe gravi, nel senso che un magistrato ha un elemento a favore dell'imputato e non lo guarda apposta per poterlo tenere in carcere, oppure dovrebbe fare delle verifiche fondamentali. Vi dico solo una cosa, nel caso Tortora uno degli elementi più, più giocati contro di lui è che il suo numero di telefono figurava sulla tendina di un dentista. Poi si vede che sul nome di questa tendina, il nome sognato di questa tendina era ben chiaramente Tortora, non Tortora, e al numero del Napoli dove era dentista rispondeva effettivamente il signor Tortora. Quindi non fu fatto neanche il tentativo di dire proviamo un po' se era il numero, magari Tortora è un errore invece di Tortora, proviamo un po' a vedere se il numero corrisponde e vediamo se rispondeva a Tortora uno dubbio di niente, è possibile creare un caso come questo. In quei casi si stabilì questa legge dell'88, la legge Vassalli, bisognava poter procedere a colpare i magistrati che saranno chiamati in questo problema. Mi sono segnati i casi per cui si è fatto il ricorso, sono stati scoraggiatissimi, sono stati 446 le cause di giudizio e sono state ammesse in 25 anni 34 e sono giunte a sentenza per condanna 4. Ora voi da queste cifre capite cos'è stato il sistema giustizia in questi 25 anni, quindi precede la politica, precede la rivoluzione giudiziaria. Ripeto, questo bellissimo libro di Annalisa Chirico descrive la punta dell'iceberg, scusate l'espressione troppo usata, di un iceberg appunto che è terribilmente ingombrante, che non permette, uno dei crisi che non possono permettere all'Italia di decolare, anche e soprattutto sotto il profilo economico, nessuna azienda può venire a investire dall'estero, per esempio
paradosso perché noi lo conosciamo e non riusciamo a fare nulla per risolverlo. Il segno del cambiamento, epocale sarà da parte di quel governo che affronterà per primo, tra i primi, questo problema e lo avvierà a soluzioni con proposte coraggiose in grado anche di sfidare le elezioni dei magistrati. Grazie. Governato dall'etica fosse governato anche dal diritto,
vorrebbe dire che vivremmo nel peggiore degli stati totalitari. In realtà una società nella quale c'è libertà è una società nella quale la maggior parte possibile delle decisioni sono lasciate a ciascuno, e ciascuna di queste decisioni, come scrisse Isaiah Berlin, è sempre una scelta tra il giusto e l'ingiusto, in realtà è sempre una scelta che va da te. Chiarito questo, guai se le scelte limitate che assegniamo al diritto entrassero l'etica o fossero guidate a volte da giudizi etici che prescindono da altre valutazioni. Per intenderci, ci sono persone eticamente disdicenti che non per questa ragione hanno commesso il reato di cui a volte vengono imputati, e alle quali invece immediatamente si è propensi ad attribuirlo. Ecco, in un libro che io scrissi, che è quello della mia vita a cui sono più affezionato, che contiene la carcerazione preventiva, che è il libro autoritario della disciplina della libertà personale, 1967, più o meno quello che era per me Garibaldi quando io avevo ma che analizza, frugando nella preistoria, ecco, io ero rimasto impressionatissimo da uno dei casi che prima d'allora più avevano colpito, che era quella di un taglio medio egidio, figura disdicevole, che viveva in mare della società, che poteva essere stato responsabile di episodi di sesso non consensuale, diciamo, e di altre cose del genere, che per due volte in realtà venne aggravato di accuse gravissime, e probabilmente venne anche, se non torturato, qualcosa che si dica per processare ciò che si può fare. E ci vuole poi la Cassazione per frenare. Io rimasi molto colpito, tanto è vero che volevo, ero un giovane assistente, intitolare questo libro a tutte le prostitute e a tutti i ladri d'Italia, in base all'argomento disdicevole nei salotti che non devi dire è importante che ci siano regole certe per la detenzione, per il carcere, perché potrebbe capitare a te, che sei onesto, che sei pulito, nei confronti del quale di sicuro sarebbe un'ingiustizia, no? La civiltà si misura sul fatto che le regole siano quelle che hanno da essere nei confronti di chi che sia. Poi il mio maestro mi suggerì un atto di viltà. Dice, tu questo libro lo presenti per il concorso, con questa dedica dello giochi in partenza. Poi i contenuti saranno quelli che dovessi, ma che dedica la dedica. Devo confessare di accettare. Ho sempre l'impianto di non averlo fatto, perché alla fine ora magari farò un'edizione 50 anni dopo ci in quel libro io credo, insieme al professor Bricola, allora già giovane penalista in carica, di essere stato il primo a sostenere che la carcerazione preventiva non può essere automatica. Io vivevo con un codice di procedura penale, che non era quello poi rifatto fino agli anni 80, sulla base della legge delega, che naturalmente voi conoscete, che era
contratto che conteneva misure cautelari, cioè mandato di cattura obbligatorio, mandato di cattura facoltativo. E lì funzionava così, era l'articolo 253 del mandato di cattura obbligatorio, che diceva casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio. Cioè tu sei imputato di quel reato, io per il solo fatto che sei imputato di quel reato, vieni obbligatoriamente messo dentro. Reati, delitti contro la personalità dello Stato con pena dal minimo di 5 al massimo di 15, delitto con pena non inferiore a 5 anni, alienazione di schiavi, commercio clandestino di stupefacenti, che è allo stesso livello dell'alienazione di schiavi, e falsificazione di monete. Questo era l'elenco dell'articolo 201. Quindi questi che erano i reati più gravi che si potessero evidentemente concepire, secondo la sensibilità etica del tempo, comportavano cose negative. Ecco, io in questo libro svolsi tutta la argomentazione costituzionale che era, secondo me, ineccepibile, secondo la quale questo con la Costituzione della Repubblica non si poteva più fare, perché la presunzione di non colpevolezza impedisce trattamenti coercitivi e limitativi della libertà fondati soltanto sulla gravità maggiore o minore del reato. Perché questo significa che la pena. Quindi se tu sei imputato di un reato più lieve, io guardo se ti devo arrestare. Se sei imputato di un reato più grave, io ti arresto automaticamente. Ma perché questa differenza? Perché è più grave il reato, ma tu non sai se io l'ho commesso. Allora tu stai anticipando la pena nei miei confronti. Tanto più che laddove la cattura era facoltativa, erano già più o meno, anche se diversamente definiti, quelli che conosciamo ora, i presupposti della carcerazione preventiva. Il rischio che rimanendo a piede libero e imputato inquini le prove, il rischio che se la batta, il rischio che possa nuovamente commettere quel tipo di reato. Allora, se la detenzione preventiva in principio è giustificata per queste cose, la maggiore gravità del reato di cui sono imputato, a prescindere dalla concreta valutazione delle circostanze, è un'anticipazione della pena. Siccome io sono presunto innocente, tu non mi puoi anticipare. Insomma, la sfangamo inizialmente. La Corte Costituzionale ci dette ragione con una sentenza del 70, secondo la quale almeno la sufficienza degli indizi era in caso di accertarla. Guardate, era già dire, voglio dire, eppure ancora si pone questo tipo di problema, almeno la sufficienza degli indizi, se no io basta che dica e firmi che Angelo Petroni è imputato di alienazione di stupefacenti e schiavi e immediatamente lo si deve arrestare, almeno un paio di indizi. E fu così che cominciò ad entrare nel sistema la necessità per imporre la misura di carcerare un accertamento da parte del giudice, e questo aprì la strada giusta alla quale arrivò il nuovo codice, per cui alla detenzione preventiva si può arrivare solo su decisione del giudice, che deve accertare se ve ne sono due ragioni, addirittura partendo dalla premessa che stava scritta nell'articolo 375 che la cancellazione preventiva è l'estrema razza in
quanto è la misura massimamente restrittiva della libertà personale, ad essa si può ricorrere solo avendo dimostrato che misure meno restrittive non si prestano al caso concreto. Che cosa succede? Che la nostra disciplina penale, in realtà è distorta da un male tremendo che è la mafia. La mafia diventa la fonte di un sistema derogatorio delle leggi che in nome della lotta a questo nemico della società è accettata, non possiamo combattere la mafia con le regole comuni, ma che una volta entrata nel sistema questa disciplina derogatoria tende ad allargarsi, non solo si allarga ad altri casi, ma modifica la visione che il giudice e in particolare il PM ha di sé. Non è colui o colei che applica la legge, ma è colui o colei che è impegnato in un'opera ed è anzi in prima linea in questa opera. E cambia totalmente la psicologia, il senso del dovere, l'etica. Quindi non voglio dire che siamo in presenza di persone che percepiscono l'altro, no, ad esse viene progressivamente data un'etica nuova, che è l'etica del combattente. Quindi noi abbiamo, con i nostri avi, lottato nei secoli per dotare i nostri ordinamenti di ciò che in essi esprime, se volete, il massimo della civiltà dal punto di vista dei diritti e dei singoli, che esista un apparato che ha la sola ed esclusiva funzione di accertare la verità di ciò che accade, la tutela della mia libertà o della sua dignità o del sentimento di giustizia, dopo che ha subito un fatto grande suo, e non ha altri fini se non accertare la verità, nei limiti naturalmente dell'umanamente possibile, che potranno portare, come ci hanno insegnato quando studiavamo procedure, che la verità processuale non necessariamente coincide con la verità storica. Allora, questo lo sappiamo, cerchiamo di fare il possibile naturalmente perché questo accada, ma il compito non è più quello. Il compito è quello di essere l'alfiere in una guerra, quello che più di tutti è impegnato a che cosa? A uccidere il capo. E quindi non è il problema di sapere chi è, ma è il compito di uccidere. La combinazione tra la disciplina derogatoria che si dilata, allora, riassumo, il codice era arrivato sulle nove condizioni di amore, che aveva accettato che non ci sia obbligatorietà di carcerazione. La deroga antimafia fa uno sbrego a questa roba qui, la deroga antimafia si allarga e ogni volta che capita un delitto che suscita particolare clamore sociale o indignazione, ecco che il Parlamento aggiunge un nuovo caso di carcerazione preventiva obbligatoria e il magistrato, il quale applica la legge come una volta si sarebbe dovuto fare, accertando la situazione, e non la applica da alfiere della guerra in cui in quel momento la società lo vuole impegnare, diventa un re. C'è una signora che risulta assalita e quindi stuprata, come si sa bene, alla fine della città di Roma ad un certo momento. Il giudice ritiene che non vi siano le ragioni per la carcerazione preventiva perché non c'è possibile inquinamento delle prove, non c'è sospetto di fuga, non c'è rischio di reiterazione, dai domiciliari
e immediatamente viene crocifisso e pochi giorni dopo il Parlamento carcerazione obbligatoria per i casi di violenza sessuale. Naturalmente l'omicidio entra rapidamente in questa cosa qui e si ritorna, non è più la mia lista originaria, quella dell'articolo 253 di quando io e Garibaldi pensavamo insieme questi temi, ma insomma c'è una nuova lista, c'è una nuova lista che si è venuta fuori. Siamo in una situazione da ritenere disperata o no? Ecco, io per concludere, dare la parola ad Annalisa, vi direi questo, che primo, siamo in una situazione nella quale la rigida fermezza nel condannare ciò che sta accadendo ha da essere mantenuta ad ogni età, perché si tratta di fenomeni che riguardano la nostra civiltà e il rispetto della nostra vita. Tanto più che in realtà qualcosa sta cominciando a muoversi ed è possibile, come a volte accade, che per via giudiziaria si riesca ad ottenere ciò che per via politico-parlamentare è assai più difficile che si ottenga, perché il Parlamento è un luogo dove su questi temi si gioca a domino. Se qualcuno fa una mossa in quella direzione, immediatamente c'è qualcun altro che lo domina. Ma guardate, intanto la nostra Corte Costituzionale ha già ripetutamente messo in discussione le leggi che hanno allargato le maglie alla deroga per la mafia. La deroga per la mafia non la tocca nessuno, che vogliamo prendere non la tocca nessuno, non entro nel merito di questo punto. Ma gli ulteriori allargamenti la Corte Costituzionale a uno ha cominciato ad infilzarli usando un argomento che, se volete, può essere anche opinabile, ma che serve a differenziare in modo non obiettabile il caso della mafia dal capitale. Dice, siccome la mafia è una rete, se io tu sei imputato di un reato mafioso, è importantissimo che io ti sconnetta subito dalla rete, altrimenti chissà cos'altro può succedere. Naturalmente l'argomento sta in capo al fatto che lei della rete faccia parte, perché se lei viene accusata di reato mafioso e della rete non fa parte, si trova automaticamente in carcerazione preventiva, che a quel punto è nelle mani di tutti. Però l'argomento è servito alla Corte per dire l'omicidio è certo un reato gravissimo, ma nasce da intrusi individuali, è molto lontano da quella cosa la rete e quindi non si può estendere adesso ciò che vale per il reato mafioso. Non è obbligatorio in questo momento che vi condivida l'argomento carcerazione preventiva obbligatoria, ok, secondo l'effetto enorme che questo produce sul sovraffollamento di carcere, che è il tema sul quale appunto ogni giorno che passa è un giorno in cui noi tutti siamo più colpevoli di una violenza che non dovrebbe essere fatta ai diritti della persona. Fare i turni con gli altri per stare in piedi in quei pochi metri di cielo. Ecco, non so se vi rendete conto che cosa significa giornate e giornate passate. Passare le estati in un clima del genere senza accendere il condizionatore che non c'è. E altro, ma non voglio ancora
tante volte questa legge è una violazione inammissibile dei diritti umani, è quella tortura per evitare la quale la Corte di Strasburgo impedisce a noi di esperdere in altri paesi dove possono finire in prigione le imprese multiple contestuali, perché rischiamo la tortura. La Corte di Strasburgo ha definito in questi termini la permanenza delle carceri. E allora è partito un piccolo treno giudiziario di cui ora aspettiamo gli esiti, ma seguiamo e seguiamo con fiducia, secondo il quale, siccome noi non abbiamo diritto di tenere altri in quella condizione che nega i loro diritti, allora potrebbe essere incostituzionale la disposizione del codice di procedura penale che prevede i casi di sospensione della pena o della custodia in carcere. Potrebbe essere incostituzionale quella disposizione per la parte in cui non prevede che non si debba essere messi in carcere se in carcere mancano le condizioni per vivere dignitosamente la propria vita. Io in questa fase monterei tutti gli argomenti che è possibile far montare in Italia affinché quando arriva alla Corte Costituzionale il momento della discussione persone le più diverse, appartenenti alle aree più diverse, contribuiscano, perché è possibile che lo facciano, a prescindere dalle loro idee politiche e d'altro genere, a sostenere questo punto, a sostenere cioè il principio che in altri paesi si applica della lista d'attesa, non per andare a grande ma per finire in carcere. Io sto in vista d'attesa fino a quando non c'è un posto che rappresenti un certo numero di metri quadri a mia disposizione e un violo che non sia permanentemente incarnato dagli altri e nel quale io mi possa sentire tanto di sé. Perché tutto questo sembra tante cose molto più sofisticato. Ecco, il libro è rivolto in questa direzione e quindi può essere un primo importante strumento perché in questa direzione si arrivi sul fondo. Ciò da una parte ricondurre la carcerazione preventiva all'accertamento delle ragioni perché vi si combattere l'istinto, che è istinto animale di tutti noi, di volere immediatamente in galera dopo il fatto colui al quale o colei alla quale il fatto è stato attribuito, perché questo è l'istinto del linciaggio e non c'è nessuna ragione che una società civile abbia una normazione ispirata al principio del linciaggio. Già questo appunto riducendo fortemente per 40% potrebbe risolvere largamente il problema delle carceri. Insomma, 40% sono in attesa di giudizio e oltre ben 3/4 di questi sono extracomunitari che hanno commesso falsi delitti, in realtà, cioè hanno commesso violazioni amministrative configurate come parte penale. E sovraffollamento carcerario. Ecco, non è un momento brutto questo, è un momento nel quale potremmo essere in grado di affrontare con successo questa questione. Mi fa tornare indietro questa realtà, quando scrivevo
mi limiterò a poche osservazioni dopo relatori che hanno fatto alcuni interventi di questo spessore. Il professore diceva, la professora Mazzo diceva, da un momento brutto è questo. Sul piano della politica a me sembra che il Parlamento, nonostante Di Pietro non sia più il Parlamento, in realtà sia assai specialista da questo Parlamento su questi temi, sia quanto. Infatti, mi diceva, probabilmente oggi per via giudiziaria si potrebbe cercare di avere appunto dei miglioramenti in questa ottica. E noi abbiamo avuto a gennaio la sentenza della Corte di Strasburgo, della Corte Europea dei Diritti Umani, che ha condannato l'Italia a sereno, ratificando il fatto che la detenzione nelle galere italiane sia a tutti gli effetti una pratica di tortura. Il limite minimo che fissa il Comitato Europeo per la detenzione della tortura è di 4 metri quadrati a testa, in Italia siamo al di sotto. Rispetto a questo, qual è appunto, che cosa possiamo sperare? Io devo dire che quando ho scritto questo libro, che è nato poi da una delle tante visite in carcere che ho fatto negli ultimi anni, che è sempre meno facile fare, perché purtroppo a dispetto di una legge, quella del 75 sull'ordinamento penitenziario, che prevede requisiti ampi per l'ingresso nelle carceri, c'è un regolamento, quello poi del Dipartimento, dell'amministrazione penitenziaria, che invece va sempre di più restringendo i requisiti per accedere nei luoghi in cui le persone sono sottoposte alla potestà punitiva dello Stato nella forma più invasiva, e per questo dovrebbero essere, a mio avviso, più aperti e più accessibili. E da una di queste visite in carcere nasce l'idea appunto di scrivere un libro che non è un libro sul carcere, ma appunto, come hanno detto anche i relatori, un libro proprio sulla giustizia in Italia. Ho molto apprezzato la suggestione iniziale fatta dal professore Maffettone riguardo ai casi che ho trattato. Il caso di apertura è quello dell'ex deputato del PDL Alfonso Papa, c'è il caso anche di Lele Mora, c'è il caso anche di Salvatore Ferraro. Uno potrebbe dire, ma perché, guarda, una persona che è stata condannata in via definitiva per favoreggiamento dell'omicidio di Marta Russo? E al di là delle idee che ciascuno di noi può essersi fatto riguardo appunto alle dinamiche di quel processo e alla verità storica, ma non è questo di cui parliamo, ho scelto casi controversi proprio perché credo che nella separazione tra l'etica e il diritto ci sia il grande discrimine tra le società libere e le società non libere. Se il peccato non è reato, allora posso anche decidere di far valere un principio di civiltà, qual è quello per cui non deve andare in carcere una persona in maniera ingiusta, anche attraverso la figura di Lele Mora, una figura che a molti appunto può risultare come deprecabile o sgradevole, e anche magari attraverso il caso di Alfonso Papa. Perché? Perché lì c'è stata la Cassazione che ha scritto nel bianco che non c'era nessuna associazione per delinquere, P4, le prove mancavano e quella persona non sarebbe dovuta andare in carcere neanche per un giorno. Alfonso Papa è anche interessante perché parla del rapporto tra politica e giustizia in Italia, e non a caso nel libro parlo anche degli anni di Tangentopoli. Parlo poi anche di comuni mortali, di una prostituta sconosciuta, o del caso di Adriana, di questa badante romena. Certo, Adriana è la badante romena che fa 4 anni in carcere. La sua fortuna è che dentro il bar incontra un avvocato che si appassiona al suo caso. Lei è accusata di omicidio, di aver ucciso l'anziana donna che assisteva dal vano razziale, ma in realtà, dopo appunto le prese di conto 4 anni di processo che riprendeva, si arrestava, riprendeva, lei è sempre in carcere dietro le sbarre, tra l'altro sballottata anche tra diversi istituti di pena in Italia, si scopre che quell'anziana donna che assisteva non era morta di percosse, ma era morta di infarto. C'è qualcosa che in base a una perizia fatta ad arte si sarebbe potuto scoprire una settimana dopo i fatti. E invece trascorrono appunto 4 anni. Ho avuto poi anche modo di incontrare recentemente questa donna che adesso sta a Bologna, e vi assicuro, insomma, che dopo un'esperienza come questa, un'esperienza di detenzione, quando tu sai di essere innocente e nelle condizioni delle carceri italiane, la tua vita cambia per sempre. Io non so se il fatto che il giudice oggi sia chiamato a autorizzare la richiesta del PM sia professore
miglioramento, sicuramente miglioramento, ma non credo che abbia garantito e che stia garantendo anche oggi, mentre noi parliamo, una sufficiente protezione per i cittadini. Perché? Perché in Italia, l'Italia è l'unico paese che ha introdotto il rito accusatorio, ma che ha mantenuto la separazione delle, ma che ha mantenuto l'unitarietà delle carriere. E su questo, appunto, ho riflettuto, sono tornata a pensare proprio sul fatto che in Italia le carriere di PM e giudice siano unite, per cui sostanzialmente negli stessi organi del CSM in cui si decide dei trasferimenti, dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, PM e giudici sono appunto mescolati tra loro. Questo garantisce sufficientemente l'assenza di condizionamento e di interferenze tra chi deve rappresentare una parte, l'accusa, e chi invece è chiamato a esprimere un giudizio in maniera terza e imparziale? Allora, qualche giorno fa il procuratore capo di Milano, Tutti Liberati, ha chiesto ai giudici della procura che operano presso il Tribunale di Milano di esprimere una valutazione sull'operato dei PM in udienza riguardo alla loro professionalità. Una richiesta comunque coraggiosa. Il CSM è intervenuto, l'ha frenato e ha delle motivazioni che sono andata a leggermi, vi consiglio se volete su internet, insomma le trovate, è interessante perché dice il fatto che il PM debba esprimersi sulla giudice, debba esprimersi, debba valutare l'operato del PM, sa com'è, potrebbe provocare interferenze e dinamiche processuali non facilmente prevedibili. E tutti potremmo essere d'accordo, potremmo concordare con il CSM. La cosa che però il CSM non dice, secondo me, è che già oggi ci sono purtroppo i rischi di queste interferenze. E lo vediamo anche da un altro dato che ricordava Radio Radicale qualche giorno fa, cioè il fatto che la percentuale di casi in cui il giudice nega il rinvio a giudizio, la richiesta di rinvio a giudizio da parte del PM è una percentuale infinitesimale. Allora, forse io sarò maliziosa a pensare che dei condizionamenti possano esserci, però ecco, ritengo che anche il fatto che oggi il giudice debba dare l'ok al PM per mandare in galera una persona in realtà non sia sufficiente a proteggere il cittadino. Guardiamo i numeri, il 40% dei detenuti in carcerazione preventiva, cioè persone in attesa di giudizio, in attesa di un giudizio definitivo. Dai dati del Ministero della Giustizia sappiamo che all'incirca, dalle statistiche, sappiamo che la metà di quelli, circa 14.000 persone, andranno poi incontro ad assoluzioni o a proscioglimenti, e questo è appunto una parte del caso Italia che però appunto va ben al di là della questione specifica della carcerazione preventiva. Si è citato Enzo Tortora in questi giorni, tra l'altro anche al centro insomma, al grado di una polemica politica. Enzo Tortora, Marco Padele Cognani diceva: io non so se Enzo Tortora è colpevole, mentre tutti i giornali, tranne appunto pochissime eccezioni come ricordava il direttore Mieli, non so, diceva Marco Pandera, se Tortora è colpevole, ma so che sono colpevoli i magistrati. E secondo me in questa frase c'è davvero il senso di quella che poi fu la campagna per la giustizia giusta da parte appunto di Enzo Tortora, che poi scelse anche di dimettersi da parlamentare radicale e di costituirsi, diciamo, la giustizia italiana. Fu condannato in primo grado, dobbiamo ricordarlo, fu poi assolto in appello, in Cassazione, intanto si era fatto sette mesi per cui carcere, poi dove scegliere. Si fa appunto 7 mesi in carcere più un periodo domiciliare, si ammala e poi poco dopo insomma la soluzione definitiva venne a mancare. Però ecco, in questi giorni, e probabilmente molti di quelli che sono in questa sala non conoscono questo caso, c'è il caso di Danilo Coppola, una persona che non ho ancora avuto modo di incontrare. Però Danilo Coppola, un imprenditore, accusato di una sfilza di reati che andavano dall'associazione per delinquere alla bancarotta fraudolenta, al falso ideologico, condannato in primo grado, si fa 2 anni, cioè non 7 mesi come Tortora, si fa 2 anni questa persona in carcere, inclusi 106 giorni in isolamento. Sui giornali è diventato il furbetto del quartierino, avete sentito parlare, la critica, allora in mezzo a quella maxi inchiesta, una reputazione distrutta, la sua azienda ovviamente poi è fallita,
in appello lui è stato assolto, ed è stato assolto con la formula piena, cioè perché il fatto non sussiste. È normale, cioè questo può accadere, è normale che questo accada in un paese civile e democratico. Il caso Nox, sappiamo che adesso in Cassazione la sentenza di assoluzione in appello è stata in realtà, appunto, dovrà esserci un nuovo processo d'appello. Ma il caso Nox era il caso di due ragazzi di più di 20 anni che hanno fatto quasi 4 anni in carcere in attesa di giudizio. E la cosa divertente è che in America pensavano, erano convinti che la loro cittadina Nox fosse stata condannata per l'omicidio di Perugia. Quando in America sui giornali viene fuori la notizia che in realtà in appello era stata appunto assolta, gli statunitensi e gli americani, i giornali hanno ovviamente usato parole molto dure, quasi diciamo non credeva al fatto che in una democrazia come l'Italia potesse avverarsi ciò. Io non so appunto quale sia la soluzione, devo dire che credo che... La condanniamo, adesso ovviamente così ci sarà, diciamo... Sul caso Coppola, di cui appunto si è parlato pochissimo, nonostante io lo trovi davvero di dimensioni abnormi, sottolineo il fatto che i due PM che seguirono la sua inchiesta e che le chiesero appunto l'arresto sono l'ex segretario dell'ANM fino al 2011, Cascini, e l'attuale presidente del sindacato delle toghe, Savelli. Di questo caso non si è parlato abbastanza. C'è stato un trafiletto sui principali quotidiani che invece in quel periodo avevano ampiamente dato ampio spazio all'inchiesta, carte soltanto del PM, a volte bisogna specificare questi concetti basilari, l'inchiesta e le sono le carte di una parte, e invece appunto, il trafiletto e qualche commentatore ecco, sparuto, al di là di questo, in questo caso appunto non si parla, quindi in Italia può accadere questo. Io ripeto appunto con il professor Amato, non so se sarà la via giudiziaria quella che ci libererà dal problema della carcerazione preventiva. Credo che alcune riforme andrebbero fatte in Parlamento. Per esempio io mi sono appunto convinta... Non creiamo equivoci tra me, cioè ogni volta che si tratta di rompere le ghiacce ci vuole un po' di ghiaccio. Dal Parlamento nessun po' di ghiaccio riesce a portare la fattura. È possibile che la fattura di questo ghiaccio venga per via giudiziaria. Una volta che questo accade, se non c'è l'intervento legislativo, è chiaro che il ghiaccio si richiude. Ma io lo vedo come quello che mi permette di rompere la situazione attuale. Se qualcuno rende illegittimo in Italia mettere dentro in carcerazione preventiva se ci sono soltanto quei 2 metri a testa e nasce la lista d'attesa, si crea una situazione che in Parlamento è inevitabile affrontare. Certo, io li metto in sequenza, non li metto in una determinata situazione. Sì, appunto sì, speriamo appunto che qualcuno rompa il ghiaccio, per ora diciamo è stata una Strasburgo ad aver fatto diciamo, la pronuncia più efficace e vigorosa in materia. Certo, aspettiamo la Corte Costituzionale. Andiamo a decidere nel migliore dei modi possibili. Sicuramente la lista d'attesa è una misura di civiltà, cioè il fatto che appunto se lo Stato non ha nel grado di garantirti condizioni dignitose di detenzione, allora deve anche sospendere in quel momento l'esercizio della potestà privativa. Nel caso della carcerazione preventiva ritengo questo ancora più evidente dal momento che neanche di pena si tratta appunto di un'anticipazione di pena a tutti gli effetti. Io potrei appunto dilungarmi, ma vorrei anche poi dare la possibilità magari agli studenti che sono qui, ai ragazzi se vogliono intervenire e fare delle domande. Certo, c'è anche qui il microfono, quindi rompete il ghiaccio anche voi perché so che poi in realtà di questi temi si sa sempre poco e avete al tavolo Giuliano Amato, Paolo Mieri e il professore Maffettone. Chi vuole intervenire? Da pagare. Bisogna rompere il ghiaccio, va bene. 200 euro. C'è forse lui che vuole dire la stessa. Grazie. Ciao Filippo, volevo sapere quanto incide secondo in particolare il professor Amato
Quantifica secondo lei una mancanza diciamo di una legislazione dell'immigrazione, proprio riagganciandomi sempre alla cancellazione preventiva, quanto manca una legislazione dell'immigrazione che cerchi di fare accordi bilaterali con i paesi per diciamo, portare in equilibrio la domanda e l'offerta di lavoratori e poi limiti appunto l'afflusso di clandestini che poi molto spesso vengono cancellati preventivamente perché sappiamo che appunto sussiste magari certo il pericolo di fuga e quindi c'è una grande presenza di stranieri nelle carceri italiane. Sì, no, è evidente che il tipo di legislazione con il quale un paese regola l'immigrazione ha enormi effetti sull'essere di città o indicità poi dei comportamenti, ma non soltanto dal punto di vista degli accordi avrebbero dovuto essere secondo il disegno originario del 1999 per tutta l'Europa, quella di rimuovere le radici della povertà che provocano l'afflusso di immigrati, quindi poi il clima è cambiato, ma di facilitazione della immigrazione legale. Perché la cosa su cui ciascuno poi può incidere di più è quanto più rendi facile l'immigrazione legale, tanto più riduci gli incentivi ad avvalersi dei canali dell'immigrazione clandestina e allora riduci tutto ciò che ha a che fare con la criminalità, perché è più facile avere il permesso di soggiorno ed essere in regola. Perché essendo in regola non cadi vittima della criminalità organizzata che ti usa come mano d'opera per i delitti e se non ci stai ti denuncia e ti fa espellere dal paese. Moltissime volte quando vedi le notizie che si leggono, 30 magrebini arrestati per spaccio di stupefacenti, 9 volte su 10, questi sono dei ricattati in realtà, che stanno facendo quello perché se non lo fanno, essendo clandestini, eccetera, eccetera. Regole che riguardino l'uso del lavoro nero da parte delle imprese nazionali e che siano molto severe sull'uso contro l'uso del lavoro nero, scoraggiano l'uso del lavoro nero e quindi evitano afflussi legati a questo. Il reato di immigrazione clandestina diventa il culmine di una legislazione che provoca la penalizzazione e quindi l'afflusso nelle carceri di persone che di fatti specificamente penali non ne hanno commessi. Tutta la legislazione italiana infine è piena di disposizioni che configurano come violazione penale fatti che commessi, in quanto commessi da immigrati, fatti che commessi da nazionali sono illeciti amministrativi. Non disporre di un dato documento, per esempio. Allora, ecco, il tema esiste, cioè tu puoi fare una legislazione che ti permette di garantirti contro la criminalità, ma che evita di configurare come criminale molti di ciò che è un tale delitto. Una cosa sulla discussione di prima, no, volevo dire una cosa su quello che si è detto che sarei stato più prudente con le date. Non volevo dire che ero a favore di una legislazione di prima, non sempre stato un caso. No, non dire sul tuo te, che chiedete dove volevo dire, diciamo semantica. Nel senso che il collegamento tra la cancellazione preventiva, una cosa sicuramente sbagliata, soprattutto in dosi così massive, e la questione generale della giustizia in Italia, è pericoloso. La prima parte c'è, siamo tutti d'accordo, non esiste usare la cancellazione preventiva in questo modo così massivo, ingiusto, personale, complesso. L'altra è la questione più delicata della circostanza. E allora usare il certo per l'incerto in qualche modo
No, no, questo è un esempio, questo lì è proprio per dire. La rifrazione dei tetti, diciamo, sta delle è una postazione di nuovo, non nessuno ha avuto variato dello scorso, ma uno dei problemi principali che abbiamo in Italia, la riforma della giustizia è di allora, perché? Perché la situazione che deve fare tutti gli anni, cioè non fa nessuno, quello che meno di tutti lo può fare è sicuramente dello scorso. Allora il problema si complica molto quando noi pensiamo alla cosa certamente a movimento, per generazione preventiva, a chi può agire in quel senso, e se conviene fare una battaglia su una cosa sicuramente meglio santa, coinvolgendo con un'altra controversia, cioè tu che hai ragione, non è anche il fatto della differenza di quello che fa, non è il fatto di giudicare il sosso, io dall'inizio del primo anno, quindi sono proprio, forse presento qualcosa per il non so niente di errato, però c'è un'altra cosa, per esempio io sono campano, una volta, e così dico, è che devo da tutti i per ragionare. Sì, però... un noto messaggio è legato alla dinamità. Allora, si deve fare campagna per scoraggiare il rappresentante, non è successo questa volta. Ma se lo presenta nel lavoro, chi altro lo può firmare? Il problema della mancanza di etica non è importante. Perché la gente lo capisce, lo fa casino, eccetera, eccetera, perché sente che le cose non funzionano come dovrebbero. Quando ci sono due candidati per un posto in Italia, quasi tutti pensano che vince il peggiore. Questo è quello che pensano tutti gli italiani. Non è vero, naturalmente. Non è giusto pensare così, però è quello che pensano tutti gli italiani. Allora, se noi non poniamo una barriera a questo, poi diventa veramente molto difficile. Perciò io penso che bisogna fare, oltre al sistema per lo bigliaccio, per lo che funziona, scusi, molto fiducioso, per un tempo del genere, però c'è pure un padre che sta vivendo un processo sano, che si fa discussione e campagna etica prima, poi si crea un consenso politico sulla campagna etica e alla fine si fa una legge che corrisponde a queste cose. E se non mettiamo, se non mettiamo la difficile di sempre, secondo me, questo finisce con tutto. Se posso dire una cosa che non avevo toccato prima, vedi, il caso di Papa è frutto di una distorsione completa. La prima distorsione è che se uno non è un parlamentare, l'incarcerazione preventiva ci finisce subito e quindi appare un privilegio che quello, essendo parlamentare, possa non andarci. Non dovrebbe essere così. Il non parlamentare non c'è nessuna ragione che finisca in carcerazione preventiva appena è imputato lì, perché appunto bisognerebbe che quei tre presupposti, eccetera, eccetera, ci fossero senz'altro. Il paradosso della situazione è che il sistema vigente per autorizzare la carcerazione preventiva dei parlamentari è tale da ridicolizzare le ragioni che giustificano la carcerazione preventiva e quindi da renderla, quando viene autorizzata, necessariamente un'anticipazione della pena. Perché? Perché il magistrato deve chiedere l'autorizzazione al Parlamento e al Parlamento perciò dice: guardate, devo arrestare l'onorevole Giuseppe Spini perché altrimenti mi inquina le prove. Passa un mese e mezzo prima che il Parlamento decida sull'autorizzazione. Nel frattempo l'onorevole Giuseppe Spini ha inquinato tutto quello che poteva inquinare e quando verrà arrestato io mi chiedo qual è la ragione per la quale è stato arrestato. Papa o chiunque altro è stato arrestato perché un altro nella sua condizione lo sarebbe già stato prima, ma neanche un altro avrebbe dovuto esserlo prima. Allora si crea un'eguaglianza in una ingiustizia, rendendo ridicolo tutto quanto. Sì, sul discorso dell'etica, credo per esempio il professore che si è caso lo sentiva, l'editoriale di Antonio Pulito, in quei giorni, doveva decidere la sua candidatura che poi appunto sfumò, credo che sia quello appunto lo strumento sull'opinione pubblica anziché l'ordinanza d'arresto preventivo, perché altrimenti anche Nicola Cosentino adesso è in carcere ma non ha neanche una condanna di primo grado, cioè questa è la situazione. E io avevo invece una domanda per il direttore Mieli, da giornalista storico, direttore del Corriere della Sera, volevo capire che il ruolo della stampa, perché un ruolo la stampa ce l'ha, io prima citavo il caso Coppola, il ruolo della stampa in quello che ha anche definito il processo mediatico
mediatico che spesso ha poi risvolti appunto quantomeno criticabili sul piano del rispetto, dell'onorabilità delle persone e della loro vita. Il ruolo della stampa è un ruolo che può essere esercitato, un ruolo di controllo, un ruolo di verifica costante, pressante, però la stampa non ha un potere di coercizione, cioè la stampa può fare tutte le campagne che vuole contro un determinato individuo, non è che lo può mettere in galera. E spesso si tendono a confondere le due cose. Se la stampa è piaciuta, la stampa è in Italia, come è noto, è relegata, per fortuna, per fortuna non esiste una stampa univoca, esistono vari giornali, ognuno può leggere tesi di accusa o di difesa, vengono portate, e questo io penso che sia positivo, un dato positivo. Si può addossare alla stampa per la creazione di un clima nei confronti di alcuni deputati, ad esempio il caso di Danilo Coppola, quello che poi viene fatto dalla magistratura, spiego meglio. Nel 2005 è un anno dove è stato il presidente di partito, di cui hai parlato tu, e ci sono alcuni di questi. Esercitano una funzione che appare opaca, ambigua, piena di contraddizioni, non si capisce dove abbiano preso i soldi. È legittimo che la stampa, in particolare un giornale che quest'estate era sotto attacco del Corriere della Sera questi tipi, è legittimo, doveroso, anzi che la stampa li protegge, cerca di sperare la magagna, però sento di rilevare una contraddizione. Poi spetta al magistrato vedere se le accuse formulate dalla stampa sono riuscito a formulare giudici possono giustificare una sentenza di condanna. E io non mi sentirei, non ricordo di aver vissuto in prima persona durante le campagne su Bucci, su Coppola e anche chiamate campagne in qualche modo una forzatura, ma mai abbiamo chiesto una carcerazione preventiva. E quando questa carcerazione preventiva viene fatta così in modi piuttosto arrembanti, la stampa, almeno la stampa, la mia stampa, quella di cui io faccio parte, non è che ne goda, anzi, spesso quando ho potuto si è fatto avanti di difendere i diritti di questi imputati. Non so se è chiaro, un conto è dire che tu sei fatto delle cose che nascono dei dubbi e martellarti e darti il lotto. Un conto è che poi chi ha la responsabilità, le manette in mano, prenda queste manette e le tenga in borsa. Ora, forse non, io sicuramente sì, con persone che hanno lavorato con me, forse non tutti i giornalisti sono stati così separati dall'esercizio di critica attraverso il computer e poi l'esigere che scatti normalmente polsi. Io quando scatto normalmente polsi mi sdoppio e comincio a guardare, anche se la persona sta odiosa, oppure se la persona addirittura ha preso delle iniziative contro di me o contro l'ambiente in cui lavoro, mi sforzo di vedere se non abbia motivi per ripetere. Questo lo faccio per tre motivi. I primi due è normale, perché questo deve fare un buon giornalista, cioè un buon giornalista non
qualsiasi diavoleria si presenti, orribile, quando noi la vediamo, allora ecco uno slittamento pericolosissimo, che è il punto vero di pericolosità, per cui da professionisti dell'informazione o magistrati ci mettiamo i panni di combattenti, di partigiani, e andiamo lì, per cui se in una scuola accadono delle cose strane, sapete, invece di andare a guardare con attenzione che merita, con un istinto garantista nel confronto del deputato, immediatamente chiediamo, fatto nella scuola di Vignano, chiediamo che tutti i professori indenni e alcuni genitori non abbastanza militanti di quella scuola vadano in cielo. Questa è una cosa davvero orribile. Allora, un passo indietro, la stampa deve avere la capacità di passare il ruolo di denuncia iniziale, ma immediatamente dopo avere un ruolo sorvegliato, di guardare anche alle garanzie del deputato, soprattutto quando il deputato è nella parte avversa alla tua, cosa che non viene mai, non viene mai nel mio campo politico, mai nel mio campo politico. Se l'avversario politico si vanno a vedere i suoi diritti, secondo me sarà un giorno di trionfo dell'informazione, quando l'informazione saprà difendere, trovare una cosa che non va nel campo di una persona che è dall'altra parte del campo politico, non so se è chiaro. Quando il fatto troverà il fatto una cosa fatta dal genitore per i prodotti del Trentino, tutti quelli che appena nominato tu, non è andata bene, e io, che sono semplicemente un associato, ti dico questo, in 20 anni ce ne sarà una che non andrà bene, perché a me quello che mi preoccupa del nostro modo di ragionare è la logica da 100% delle volte. Noi siamo molto assicurati dal fatto che il 100% delle volte abbiamo ragione, ma non è possibile che il 100% delle volte sia ragione, proprio sta nella matematica. È possibile mai che tutte le inchieste della parte che hanno colpito la parte noi avversa siano inchieste che non hanno mai neanche una volta in 20 anni, siano state sbagliate, abbiamo portato un errore o addirittura un errore volontario. Noi ce ne accorgiamo quando queste inchieste entrano nel nostro campo e non ce ne abbiamo mai, non esistito mai una volta in cui ce ne siamo accorti con l'altra del campo. Questo mi lascia esitante, io mi ricordo solo di me stesso, io l'ho fatto più di una volta, vado cercando di fare più di una volta. Io osservo con dispiacere che non è una pratica consueta e dicevo che quando diventerà una pratica unica, cioè praticamente una volta al giorno, con l'informazione saprà trovare una magagna in campo verso il suo, quello sarà un giorno trionfale. Sarà un giorno che tutte le altre 99 volte verranno rafforzate e allora a quel momento anche le campagne fatte in buona fede, magari poi si rivelano con utenti, quindi prenderanno tutto. Ma finché rimane quella cifra, quella percentuale al 100%, io mantengo dei dubbi anche sulla mia stessa professione. Purtroppo possa smuovere l'opinione pubblica in senso opposto ai tentativi
giustizia come un passo necessario per poi avviare la riforma della giustizia. E poi volevo anche sapere, siccome in Italia viene spesso multata la lentezza dei processi, volevo capire, non pensa che dovremmo operare anche in quel senso, cioè uno snellimento delle procedure burocratiche? Insomma, io faccio scienze politiche, quindi personalmente non conosco nel dettaglio il codice di procedura penale, però insomma è una domanda. Ecco, diamo un'ultima domanda. Io volevo sapere se esiste qualche forma di responsabilità del magistrato e nel caso non esista si possa essere il meglio efficiente proprio per porre fine, diciamo, quello di cui lei parlava prima, quella lotta che spesso viene portata avanti. E secondo voi sì, se il carcere, le forme alternative al carcere possono essere una soluzione in Italia al problema del sovraffollamento delle carceri? Vabbè, rapidamente, la responsabilità fu introdotta dalla legge di cui credo tu parli, dell'87-88, in cui il caso d'Ottola, ma venne particolarmente ristretta, diciamo, e venne configurata oltre che con presupposti che però sono quelli generali della pubblica amministrazione, dopo colpa grave, la negligenza non basta a dar luogo ad una responsabilità, soprattutto affiancata e coperta dalla responsabilità dello Stato, per cui per evitare di creare forme di intimidazione nei confronti dei magistrati fu scelta la strada dell'azione consentita al cittadino solo nei confronti dello Stato, che poi eventualmente si può rivalere nei confronti del magistrato, per cui la responsabilità è risultata indiretta. Ecco, questa è la disciplina che abbiamo. Naturalmente dietro questa disciplina, che molti hanno ritenuto insoddisfacente, ci sono anche delle ragioni che in realtà devo dire che il problema mafia è un potente fattore di inquinamento da questa tematica, perché in aree territoriali caratterizzate da una forte presenza della mafia, dove basta che la moglie di un giudice, quando porta i bambini a scuola, sia affiancata da un giovanotto che le dice: ma che bei bambini signora, spero che possa continuare a portarli in questa scuola, ecco, l'azione diretta in quel contesto lì è stata ritenuta fonte di e quindi ci siamo limitati a quello. Allora la domanda è: questo può bastare per creare un clima? Il tema c'è. Ma la questione dell'amnistia, io devo dire, insomma, Non è mai stato vero che Pannella, che è quello che più si è adorato, si spende anche troppo, diciamo, però insomma ha una capacità di ricaricare le batterie che io, che mi avvicino alla sua età, ho invidiato, poi con tutte le sigarette che ci dica, quindi facciamo però non ha mai posto il problema dell'amnistia. Lo ha posto nell'ambito di una riforma del sistema giudiziario e di una riforma del sistema penale. Noi abbiamo troppi fatti che configuriamo come fatti penali. Cioè, insomma, di violazioni se ne commettono tantissime di leggi e regolamenti, ma siamo proprio sicuri che tutti quelli per i quali prevediamo il reato debbano essere trattati da reato o non possano essere qualcos'altro? Appunto, guardi quella lista che io leggevo del mandato di cattura obbligatorio, vede in quegli anni che cose tra le due diverse c'erano, no? La sensibilità cambia, ma noi lasciamo in via incrementale che quello che c'era prima rimanga, a cui si aggiunge sempre qualcos'altro.
io posso ipotizzare la riforma più asettica che si possa immaginare, anche per evitare di creare quegli allarmi che ovviamente vengono sempre amplificati. Io sono corresponsabile di un indulto che fu adottato nel 2006, dopo che Sua Santità il Papa aveva chiesto un'amnistia per sgombrare le carceri, e quindi all'unanimità il Parlamento approvò non l'amnistia ma l'indulto. Nel giro di una settimana, alla domanda chi è stato, come in classe, tutti si voltavano verso quello dietro, e alla fine restò l'ultimo, quello che era l'ultimo banco, che era il ministro della giustizia dell'epoca, Mastella, e sembrò che l'avesse inventata lui questa cosa, che nessun altro avesse alcun rapporto con quest'idea. Uno degli episodi di Pochard eticamente più vergognosi che alla quale io abbia mai assistito. Ma siccome capita, io ne ipotizzo il caso più semplice: un Parlamento che nel giro di sei mesi, questo era il governatore, io ero ministro dell'Interno e quindi cofirmai insieme al ministro della giustizia, a seguito del quale, vedi i dati forniti ripetutamente da Luigi Manconi, che era allora sottosegretario della giustizia, il tasso di recidiva di coloro che uscivano non fu affatto superiore a quello. Ma sa, se lei guarda i dati in Italia, i reati più gravi sono venuti diminuendo negli ultimi anni. C'erano 3,5 omicidi ogni X abitanti nel 90, ce n'è neanche uno oggi. Cioè l'Italia è più sicura oggi di quanto lo fosse 30 anni fa. Questo dicono i dati, ma guai a chi lo dice. Perché se uno lo dice, è contrasta con il bisogno che tutti abbiamo di essere, poi siamo tutti in lotta contro questa intollerabile. Ora la criminalità è intollerabile, ma non perché sia aumentata, perché invece è statisticamente diminuita. Siccome si impropria poi sui dati, un Parlamento che lavora con serietà per sei mesi sulla ripulitura del codice penale e delle leggi speciali da tutta la congerie inaudita di fatti che sono stati configurati come tratti reato, e che poi fa l'amnistia per quei fatti, la fa per quei fatti che sono spariti dal codice penale, a quel punto ha fatto un'operazione epica di ripulitura e non accade quello di cui l'amnistia viene con facilità imputata. Certo, se faccio l'amnistia, per un anno le carceri mi si svuotano, ma 18 mesi dopo mi si tornano a riempire. E no, perché per i fatti per i quali l'ho fatta non ti si riempono più, perché questi io li ho tolti dal quadro. Ecco, insomma, se uno ci volesse lavorare, ci potrebbe anche lavorare. Aspettiamo che rompi ghiaccio e vediamo che succede. Sì, ok, allora ci tenevo a ringraziare tutti, i nostri ospiti e Annalisa per questa opportunità, e se i dati di internet fanno inganno ci daremo un momento di rispetto a fare la guida del Presidente Amato per poi ci tenere il compleanno.